Prima di tutto, buon anno, buon anno. Non so se mi vedrete prima della fine dell'anno o dopo, questo dipende dalla camera comune, però questa qua potrebbe essere un'idea per il risotto di Capodanno, di fine anno o del nuovo anno. Comunque, intanto facciamo cin cin, un concetto fa sempre bene. Torniamo a noi. È un risotto che un po' viene in mente la Puglia. Quindi abbiamo gambere violette. Queste, vedete che sono belle? Guardate che sono belle le gambere violette, bellissime. Non sono rosso, sono viola, hanno questo colore qui dentro. Poi carota, porro, prezzemolo, basilico per fare un po' di brodo. Ricotta, aglio, cipollotto, peperoncino, riso, pomodori semisecchi, poi vi dico tutto quanto. E queste sono delle cime di rapa scottate, già sbollentate. Iniziamo subito col sapore, il gusto dei gamberi, del brodo. Schiaccio qua dentro tutto il contenuto della testa. Questi sono gamberi che ho comprato già congelati, abbattuti a bordo. È una grandissima qualità di gambero questa. Tante volte è meglio comprarli congelati se non sappiamo se sono veramente freschi. Olio, un pezzetto di porro, prezzemolo, basilico, carota. Uno spicchietto d'aglio e parto. Ah, guardate che bello. Perfetto, così sfumiamo un pochino. E vado ad aggiungere dell'acqua fredda. E questo sarà il nostro brodino, sarà l'insaporitore del nostro riso. Fra quanto sarà pronto? Tra 20 minuti, dopo spiccato il bollore, 20 minuti di cottura. Andiamo con il burro, poco, ecco, proprio così, ma sì, così. Poi olio buono, quello dei nostri fratelli Ligari, l'olio nuovo dalla Sicilia, e vado, accendo. Prepariamoci tutto quello che serve per il risotto. Quindi abbiamo cipollotto, che io vado pazzo, così. Vado e poi sottile, 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 vado a tagliarlo. Eccolo, così. Però oltre al cipollotto io vorrei mettere pure l'aglio che ci sta bene qua con le cime di rapa, con i gamberi, guardate qua, bello così. Poi aglio intero, qua così, lo facciamo andare un pochino così. Però allora, noi abbiamo paura che si bruci tutto, allora qui che faccio? Mi aiuto con un po' di brodo e faccio stufare bene sia il cipollotto che l'aglio. Vedete il brodo? Ogni tanto mi raccomando, quando sale un po' con la schiumetta brutta, cattiva, fate così e lo schiumate, lo levate, così abbiamo il brodo bello, trasparente e pulito. Poi prepariamoci i gamberi. Allora, vedete? Li pulisco così, belli. 5 gamberi bastano per due persone. Levo le zampette, tutto il carapace lo butto dentro al brodo. Qui va tolto l'intestino ed è questo qui. Vedete? Qua lo metto. Questo qui lo lascio, che è buonissimo, questo corallo che c'è. Vedete? Guardate, tac, l'intestino sta qui. Quindi la sabbietta e tutto il resto, ecco qui, lo teniamo qua. Andiamo subito con le cime di rapa che già sono state sbollentate. Le facciamo ben insaporire in questo fondo, butto il riso, lo faccio ben tostare e a questo punto con un passino e vado direttamente col brodo. Tanto già abbiamo messo un po' di acidità all'interno del brodo con lo spumante, no? Metto bene giù i chicchi, così perché sopra rimangono crudi. Vado a prendere anche l'aglio adesso, ecco qua, via. E mentre cuoce il riso mi preparo i gamberi. Venite qua. Allora, li taglio a metà, così fruttano anche di più, no? Profumati. Guardate. Aggiungete un po' di brodo, mano a mano, un pochino alla volta. Date il tempo di farlo assorbire, perché sennò vi viene il riso lesso. Noi invece vogliamo il risotto. Quindi piano piano gli diamo una mescolatina, lo sbaciucchiamo. Li dobbiamo volere bene. Nel frattempo che facciamo? Il peperoncino ce lo devo mettere, un pochino. È un peperoncino che è un frigo verde, tanto questo non picca tanto. Brodo, schiacciate le teste, vedete? Eccole qua, bello, così schiaccio col mestolo, bene, tutto il succo.
Ci siamo, eh? Buono. Manca un po' di sale, poco. Ci siamo. Prepariamo gamberi ancora meglio. Li taglio ancora in più parti, guardate. Quindi vi divido, ogni gambero viene diviso prima a metà e poi un'altra volta a metà. Quindi in quattro parti. Così sembrano proprio tanti. Abbiamo il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, che ho assaggiato per la prima volta ad ottobre, quando sono stato nel Salento. Una paura. Adesso spengo. Adesso a questo punto spengo tutto. Due motorini così. Tutto Puglia proprio qui, eh. Questi sono buonissimi, questi motorini sono fantastici, sono semisecchi. Da una bontà assurda. Poi, che fai, ce la metti una ricetta di burro? Che addolcisce un pochetto? Certo che ce la metti. Poi, ta, i gamberi dentro, guardate. Ho spento tutto già, eh. Mamma, questa musica nostra, eh. Vogliamo sentire? Sì. Guardate che roba, bello. Ah, questa schizza, te possino. Ci siamo? Ah, che bontà, oh. Piatto bello, eccolo qui. Poi, per chi vuole, eccola qua, la ricotta di mucca, eccola qui. Adesso assaggiamo, proviamo un filetto d'olio e adesso tocca a me un po' di ricotta, il riso, mamma mia, prendo il pomodorino, prendo il gamberetto, guardate qua, guardate il gambero com'è cotto, guarda, è bello lucido, e vado così. C'è un fuoco d'artificio in bocca, non mi botti proprio da Capodanno, perché abbiamo il fresco della ricotta, il sale dei gamberi e sto pomodorino, che dolcezza, che bontà. E poi giù tu, ci sta la cima di rapa, che è proprio bella marognola. Buonissimo, provatelo, fatelo, è da paura. Che bontà ho, cotto perfetto sto risotto.